La mafia non vuole affatto abbattere lo Stato, ne sta bene, anzi spesso le sta benissimo così com'è, se ne vuole invece solo servire per il perseguimento dei suoi fini criminali. Ha bisogno quindi di infiltrarsi nello Stato, cioè nei suoi meccanismi rappresentativi, di condizionarli, di avvalersene, di gestirli, per piegarli ai suoi interessi. La legge Lozzati, che intende tenere lontane le infiltrazioni mafiose dalla politica già a partire dalla campagna elettorale, è stata al centro del dibattito che l'Ordine degli Avvocati di Cosenza ha affrontato nella biblioteca del Tribunale. E rappresenta uno strumento importantissimo per evitare l'infiltrazione delle persone sottoposte a misure di prevenzione, quindi sottoposte a procedimento penale, a condanna penale, nel procedimento elettorale. Questa è una garanzia di trasparenza del procedimento elettorale e potrà evitare, questo importante come misura, come forma di prevenzione, anche lo scioglimento di molti consigli comunali che spesso nella fase precedente all'elezione vedono i candidati che si avvalgono di soggetti sottoposti a queste misure di prevenzione. Garantire la legalità, che è sinonimo di sviluppo e giustizia sociale, quindi l'obiettivo della legge portata a compimento dalla caparbietà del presidente del Centro Studi Lozzati, il dottor Romano De Grazia, che dopo 18 anni di tentativi vede operativa questa legge fortemente voluta. Sanziona questa legge la condotta del politico che si rivolge al mafioso. E la questione, ho sempre detto che non c'è una legalità di destra e una legalità di sinistra, e ho richiamato l'attenzione dei parlamentari al rispetto. Il dibattito portato all'attenzione dell'avvocatura cosentina davanti ai massimi esponenti della giustizia e al sindaco di Cosenza ha visto le importanti relazioni degli autorevoli relatori che al tavolo presieduto dal presidente Morcavallo hanno sottolineato l'importanza di una legge utile a tenere lontano il condizionamento mafioso dalle strutture dello Stato. Politici di pochi scrupoli, di destra e di sinistra, attingono a questi maledetti serbatoi e non intendono rinunciare, nemmeno dopo che la legge Lozzati è diventata legge dello Stato. È la numero 175 del 2010. Piaccia o non piaccia, è legge dello Stato. Alle amministrative di Rosarno si è votato la prima volta con la legge Lozzati, la prima volta. Alle amministrative. Mi diceva il commissario prefettizio, il commissario straordinario, Romano, vedi che ha avuto un effetto deterrente, le famiglie Bellocco e Pesci si sono tenute lontano dalle urne.